è qui con noi la prorompente, bellissima, meravigliosa Silvi Lubamba. Yeah, ma che presentazione. Ciao Silvi, come stai? Sono cotta, sono molto cotta, perché da quando c'è stato praticamente il decreto in cui dal 3 giugno potevamo finalmente spostarsi di regione in regione, allora non mi sono data tregua. Praticamente sono sempre in giro. Noi ieri ci siamo sentiti telefonicamente perché io ero un po' preoccupato, perché dato che l'orario sono adesso le 10:15, io ho detto magari Silvi, dato che fa le ore piccole perché è sempre in giro per Milano, Torino, ma in tutta Italia, ci racconti un po' ieri Torino, sera? Torino, Milano, insomma la Puglia, in questo momento sono a Vercelli per esempio, quindi 2 giorni fa ero a Como, insomma vabbè. Allora, sto cercando di recuperare insomma tutti quei rapporti che in 69 giorni insomma non ho potuto coltivare vis-à-vis di persona. Allora Silvi, tu sei una showgirl, una donna di spettacolo, quindi magari dato che tu quotidianamente, possiamo dire, sei sempre in giro per eventi locali, forse hai subito ancora di più questo lockdown. Ci spieghi come è stato per te fermarti e non poter più uscire da un giorno all'altro? No, per me no, a differenza di altri, a parte sì è vero, confermo che faccio vita mondana, ma solo esclusivamente per lavoro, perché se potessi evitare io la mia vita privata la gestirei in un'altra maniera. Diciamo che insomma, voglio dire, dopo 3 anni di carcere, il lockdown veramente per me è stata una passeggiata di salute, quindi per me è stato un momento di riflessione, il perché comunque è accaduto tutto ciò. E poi mi sono riprosata, sono anche ingrassata come tanti di noi, insomma, fermi 69 giorni chiusi a casa, quindi sei tentata a mangiare di più, a bere di più e quindi è normale, fai vita sedentaria, oddio, neanche più di tanto perché io cercavo comunque, abitando al 7° piano, di fare le scale 3 volte al giorno. Bene. Che era l'unica ginnastica che mi potevo permettere, visto che comunque abito con mia madre in un bilocale, in una casa piccola, e non posso, a differenza di altri, magari fare ginnastica a casa per motivi di spazio. Tantissimi che hanno il giardino, addirittura hanno la piscina a casa, quindi vivere certo, il lockdown in quel modo. Hanno anche la palestra a casa, quindi capito? Ma io ho visto le tue foto. Beati loro che sono potuti mantenere. Ho visto le tue foto sui social, le tue ultime foto che hai pubblicato, io ti trovo sempre in splendida forma, ce lo siamo detti anche ieri, quindi io questi chili in più che tu dici di aver preso, io non li vedo. No, ce li ho, c'è il mio punto vita che insomma non è più a clessidra ma è pari. Allora, e Silvi, quindi poi ho un leggero gonfiore sullo stomaco, no, sono ingrassata. Ma passerà un pochino di dieta, ora che comunque sono anche le palestre hanno riaperto, sicuramente ci metteremo in forma presto. Sì, io non sono una frequentatrice di palestre, dovrei invece iniziare. Però ho bisogno di un personal trainer molto severo che mi venga proprio a prendere a casa e mi trascini dentro la palestra, che sia severissimo. Guarda, noi io non frequento palestra. Qui in studio con me c'è Simone Esposito, che oltre ad essere un attore comico e teatrale è anche un personal trainer. Magari puoi andare tu a prendere la nostra Silvia. Ma certo, assolutamente. Io faccio palestra di cognome, però sono Simone Palestra. Dovresti vederlo dai, fisicamente. Allora dai, trascinami. Sì, io faccio panza classica, Silvi, in senso ora non si vede fortunatamente alle telecamere, però ho messo non su qualche chilo, io ho preso 1 chilo a distanza, cioè l'ho adottato proprio. Allora... Ah, ecco, quindi mi capisci. Esatto. Sì, anche io sono ingrassato 5 kg, ma del resto anche tutti i nostri ascoltatori, sicuramente in questo periodo di lockdown, rimanendo chiusi in casa, uno si cucina. Si adagia. Silvi, ci vuoi svelare? Si adagia. Ci sveli però qualche... paradossalmente le ore passano velocemente. Sì. Almeno a me. Anche questo è vero. Poi ci sono le serie TV che hanno aiutato tantissimi di noi a passare le interminabili giornate, quindi sì, davvero... Che io stavo per esempio molto al computer, insomma comunque ero sempre in contatto con gli addetti ai lavori, ci scambiavamo idee, programmi, progetti e quindi ridendo e scherzando davanti al computer, davanti alla TV, a mezzanotte non mi ricordavo neanche che dovevo ancora cenare, quindi figurati. È vero, anche a me è successo. Poi le dirette, sì. No, è vero che anche a me è successo varie volte che magari al computer o in video chat con gli amici passava il tempo, mi guardavo fuori dalla finestra e era già buio. Dico, ma come, non ho fatto nulla, è già... è volato. Quindi sì, è verissimo.
Bene, confermi anche tu. Silvi, sì. Io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Sai che questa radio è il mio programma, tu, è casa tua, mi casa e tu casa, puoi intervenire quando vuoi. Io ti auguro, so che ci sono dei nuovi progetti in ballo che magari qualcuno lo possiamo svelare e qualcuno no. Se vuoi dirci tu qualcosa oppure lasciamo un po' un mistero. No, io finché non firmo nero su bianco non faccio annunci, non dico niente. Bene, bene, fai benissimo Silvi. Noi ne approfittiamo anche per salutare la nostra amica Viviana Bazzani, che sicuramente... Assolutamente sì, che ci sta ascoltando in questo momento molto attentamente. Noi siamo sempre una coppia artistica, soprattutto a livello editoriale. Abbiamo questa rubrica, La Poliziotta e la Galeotta, che esce tutte le settimane in edicola sul settimanale Adesso Magazine, e poi anche su Yostio facciamo le inviate alle feste mondane in giro per tutta Italia. Bene, bene. Quindi, insomma, ecco. Grande Silvi, sempre sul pezzo, ti ringrazio, grazie mille per questo tuo intervento. Seguici. Ma grazie a te per avermi ospitata e invitata. Mi raccomando, ti auguro una buona giornata. Anche a voi, buon lavoro. Grazie Silvi. Ciao Silvi.